traduzione, solo la traduzione italiana. Bhakti Viviana, Hare Krishna a tutti, a te più di tutti. Omaggi! Omaggi! E a Srila Prabhupada! Sri Guru Vandana, l'adorazione di Sri Guru. I piedi di loto del nostro maestro spirituale sono la dimora del puro servizio devozionale. Io mi inchino a quei piedi di loto con grande cura e attenzione. Mio caro fratello, mia cara mente, è per la grazia del maestro spirituale che noi possiamo superare questa esistenza materiale e ottenere la misericordia di Krishna. Fa che gli insegnamenti provenienti dalla bocca di loto del maestro spirituale diventino tutt'uno col cuore e non desiderare altro. L'attaccamento ai piedi di loto del maestro spirituale è il modo migliore per avanzare spiritualmente e per la sua misericordia tutti i desideri di perfezione sono soddisfatti. Colui che mi ha dato il dono della visione trascendentale è il mio Signore. Vita dopo vita. Per la sua misericordia, la conoscenza divina si rivela nel cuore. Vai. Da lui si ottiene la prema bhakti e da lui l'ignoranza è distrutta. Le scritture vediche celebrano le sue qualità. O maestro spirituale, oceano di misericordia e amico delle anime cadute, tu sei il Signore e la vita stessa di tutti in questo mondo. O Maestro, sii misericordioso e ponimi all'ombra dei tuoi piedi di loto. Possano le tue glorie diffondersi nei tre mondi. Non cerchiamo rifugio ai tuoi piedi di loto, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Maha Patita Pavana Ki. Jai. Jai. Potete offrire i fiori, eh? Shri Guru Chara Nam 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 Nam
Come on,
Govinda, il Signore primordiale, i cui occhi sono simili ai petali del loto appena sbocciato. Egli suona il flauto in modo meraviglioso e una piuma di pavone orna il suo capo. Il suo corpo raggiante di bellezza ha il cuore di una nuvola carica di pioggia. La sua incomparabile bellezza affascina milioni di cupidi. Adoro Govinda, il Signore primordiale, la cui forma sublime, tutta la felicità e verità emanano splendore perfetto. Ciascun organo del suo corpo trascendentale possiede la facoltà di adempiere perfettamente alle funzioni di tutte le altre membra. Da sempre e per sempre veglia sugli infiniti universi materiali e spirituali, creandolo e proteggendo la loro esistenza. Shrinitai Sachinandana ki jai. Shrinitai Gora Nataraj ki jai. Nada ki jai. Gopanande Arigo. Grazie. Ho trovato. Quando non faccio di tiro, grazie. Thank you.
appunto. Questo. Così. Così. Aglio, no? Mi sa che l'aglio è basso adesso. Perfetto. Ci siamo. Chianati Mirandasya, Yananjana Shalakaya, Chakshuru Miritamena, Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachayane Nirvishesha Shunyavadi Vastyatyade Satarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa di Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Matteo Rosario, vuoi accendere quella luce? Sì, come? Grazie. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ok. Se Srinita Igora Nataraj chi jai. Srila Prabhupada chi jai. Jai significa tipo saluto alla vittoria. Vittoria, un saluto alla vittoria, ecco. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Allora, online abbiamo anche Bhaktin Simona, Bhaktin Irina, Gopanandini Devi, Bhaktin Uliana, poi Bhakti Emanuele, che oggi non verranno, con Bhaktin Palmira, Bhaktin Caterina, Bhaktin Michela, Bhakta Vincenzo Maria, dai mari del nord. Ok, bene, è qui. Hare Krishna, grazie per essere qui. Hare Krishna, ben trovato. Dunque, oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è. Sì, scusate. Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, capitolo 11, intitolato La forma universale. No, giusto? Giusto. Mi pare. Verso numero 31. Questa è la tredicesima domanda di Arjuna, eh? 31, dove sei? Qui. Ok. Akyahi meko, no. Akyahi meko babano grarupo. Namostu te deva vara prasida Namostu te deva vara prasida Di
Vigyatum Michami Bhavantum Adhyam Vigyatum Michami Bhavantum Adhyam Nahi Prajanami Tava Pravrittim Nahi Prajanami Tava Pravrittim Akhyahi Meko Bhavanugra Rupo Akhyahi Meko Bhavanugra Rupo Namostu Te Deva Vara Prasida Namostu Te Deva Vara Prasida Vigyatum Icchami Bhavantam Adhyam Vigyatum Icchami Bhavantam Adhyam Nahi prajanami tava pravrittim Nahi prajanami tava pravrittim Akhyahi meko bhavanugra rupo Akhyahi meko bhavanugra rupo Namostu te deva vara prasida Namostu te deva vara prasida Vigyatum icchami bhavantam adhyam Vigyatum icchami bhavantam adhyam Nahi prajanami tava pravrittim Nahi prajanami tava pravrittim Prego. A voi. Akhyahi meko bhavanugra rupo Akhyahi meko bhavanugra rupo Namostu te devavara prasida Namostu te devavara prasida Vigyatum icchami bhavantam adhyam Vigyatum icchami bhavantam adhyam Nahi prajanami tava pravrittim Nahi prajanami tava pravrittim Qualcun altro? Akhyahi meko bhavanugra rupo Akhyahi meko bhavanugra rupo Namostu te deva vara prasida Namostu te deva vara prasida Vigyatum icchami bhavantam adhyam Vigyatum icchami bhavantam adhyam Nahi prajanami tava pravrittim Nahi prajanami tava pravrittim Qualcun altro? Dai, l'ultimo. Akhyahi meko bhavanugra rupo Akhyahi meko bhavanugra rupo Namostu te deva vara prasida Namostu te deva vara prasida Vigyatum icchami bhavantam adhyam Vigyatum icchami bhavantam adhyam Nahi prajanami tava pravrittim Nahi prajanami tava pravrittim Ok, parola per parola. Madagio, ho visto la vostra intervista in Grecia. È bravissima, proprio di un'autenticità unica. Grazie, veramente, proprio autentica. Bona fide, come si dice. Ok, 11.31. 11.31, sì, parola per parola. Akhyahi. Akhyahi. Abbi la bontà di spiegare. Abbi la bontà di spiegare. Me. Me. A me. A me. Ka. Ka. Chi. Chi. Bhavan. Bhavan. Tu. Tu. Ugrarupa. Ugrarupa. Forma terribile. Forma terribile. Namastu. Namastu. A omaggi. Omaggi. Te, te, a te, a te. Deva vra, vara, Deva vara, o grande tra i deva, o grande tra i deva, prasida, prasida, diffondi la tua grazia, diffondi la tua grazia, vigyanam, vigyanam, no, pardon, vigyatum, vigyatum, oddio, credo che debba, io debba fare una visita oculistica perché c'è qualcosa che non va. Vigyatum, vigyatum, sapere, sapere, icchami, icchami, desidero, desidero, bhavantam, bhavantam, te, te, adhyam, adhyam, l'originale, l'originale, na, na, non, non,
Chi? Certamente. Prajanami. Io conosco. Tava. Tua. Pravrittim. La missione. Traduzione di Srila Prabhupada. O grande Traideva, dalla forza terrificante, ti prego, dimmi chi sei. Ti offro il mio omaggio e ti chiedo di concedermi la tua grazia. O Signore primordiale, vorrei conoscerti meglio, perché non riesco a capire la tua missione. Rileggiamo insieme. O grande Traideva, o grande Traideva, dalla forza terrificante, ti prego, dimmi chi sei. Ti offro il mio omaggio e ti chiedo di concedermi la tua grazia. O Signore primordiale, vorrei conoscerti meglio, perché non riesco a capire la tua missione. Qui non c'è una spiegazione che ci dà preoccupata, però c'è il verso successivo e si ricollega con questa, con questo verso. Quindi vado a leggere il 32. Dio, la persona suprema, disse: sono il tempo, il grande distruttore dei mondi, venuto ad annientare tutti gli uomini. Ad eccezione di voi, Pandava, tutti i guerrieri dei due eserciti saranno uccisi. Spiegazione. Sebbene Arjuna sappia che Krishna, il suo amico, è Dio, la persona suprema, si sente confuso dalle diverse forme che egli manifesta davanti a lui. Perciò cerca di capire di più sulle vere intenzioni di questa potenza devastatrice. I Veda dichiarano che la verità assoluta finisce per distruggere tutto, anche i Brahmana. Brahmana. La Katha Upanishad afferma 1.2.25 Yasya Brahma Chakshatrum Cha Kshatram Cha Ube Bhavata Udanaha Mrityur Yasyo Pasechanam Naita Veda Yatra Saha. Brahmana, Kshatriya e tutti gli esseri finiranno un giorno per essere inghiottiti dal Supremo. Nella forma del tempo, che tutto divora, il Signore è paragonato ad un orco insaziabile. Ed è proprio sotto questo aspetto che si mostra qui, un orco insaziabile. Ad eccezione di qualche combattente, del campo dei Pandava, tutti i guerrieri presenti sul campo di battaglia saranno divorati da lui, da questo orco insaziabile. Arjuna non è favorevole al combattimento, questo si era capito. Questo si era proprio capito. Arjuna proprio. Da qualche lezione, guarda. Non ne vuole sapere proprio. Gli sembra che evitandolo si eviterebbe ogni frustrazione. Cioè, sei pluritonale quando tossisci. Allora, ma il Signore gli fa capire anche, gli fa capire che se anche rifiutasse di combattere, tutti quei guerrieri perirebbero ugualmente, perché questo è il suo piano. Anche se Arjuna decidesse di non combattere, morirebbero in altri modi. In realtà sono già tutti morti, perché niente può fermare la morte. Il tempo è sinonimo di distruzione e per la volontà del Signore ogni manifestazione del mondo materiale è destinata a scomparire. Queste sono le leggi della natura. Hare Krishna. Dunque, siamo arrivati alla 13ª domanda. Allora, Bhattin Stefania, se io ti dessi la Bhagavad Gita ogni tanto ti dicessi per favore declama con voce estentoria, tu te la senti con voce estentoria? Te la senti? Sì? No? Si sentiva, sì. Prima quando... Sì? Ce la fai? Sì, sì. Te lo senti? Ok, per ora niente, ancora niente. Poi ti dico io, vedi, come va con gli occhiali? Pure tu? Stai messa male, diciamo, ok. Ok. Allora, apriamo qui il PowerPoint. Quindi queste sono le 18 domande di Arjuna. C'è un'introduzione, di questo abbiamo già parlato. Le 18 domande. Fa così, così, così. Allora, 12ª domanda. Puoi per favore mostrarmi la tua forma universale? 13ª domanda. Chi sei e qual è la tua missione? Cambierà? Non so che cosa ho combinato, ma... Aspetta, ok. Così. Ok. Chi sei? E qual è la tua missione? È questo che chiede adesso
Arjuna a Krishna. Tredicesima domanda. Ok. In Bhagavad Gita 11.3, puoi leggere per favore 11.3 e 11.4 all'inizio del capitolo 11? Se no, se hai difficoltà di luce, perché vedo che lì c'è proprio un cono d'ombra. Se sei... No, vabbè, no, tanto... Ce la fai? Qualcuno ha un, hai un telefono? Magari gli fa da torcia? 11.3, vai, a voce alta però, O persona suprema, o forma sovrana, ti vedo davanti a me così come sei, come tu ti descrivi, ma vorrei vedere la forma con la quale penetri nell'intera manifestazione cosmica. 4, l'hai letto anche? 11.3, 11.4, tutti e due li hai letti? 11.3, 11.4. Tutti e due li hai letti? Sì. Certo, sì. Sono insieme? Sono accorpati? 11.3 e 11.4? Sì. Questo. Accorpati. Mio Signore, Maestro di tutti i poteri sovranazionali. Allora, nel primo verso, aspetta, perché dobbiamo entrare bene. Allora, nel primo verso cosa gli chiede? Puoi rileggerlo per o favore? O persona suprema, okay. O forma sovrana, ti vedo davanti a me così come sei, come okay. Tu ti descrivi, ma vorrei vedere la forma con la quale penetri nell'intera manifestazione cosmica. Perché gli chiede questo? Perché fai un salto agli ultimi due versi del capitolo precedente. È fondamentale ricollegarci, no? Che è un flusso, è un discorso, se no qua non ci si capisce per niente. Ovviamente. Sappi che tutto ciò che è opulento, bello e glorioso, opulento, scaturisce, bello e glorioso scaturisce da una semplice scintilla del mio splendore. Ok, vai. Ma a che servono, Arjuna, tutti questi particolari? Con un solo frammento della mia persona pervado e sostengo l'universo intero. Oh, con un solo con un solo frammento della mia persona io... Sostengo l'universo intero. L'universo intero. Solo un verbo questo, sostengo? Pervado e sostengo, quindi pervado. Pervado, è onnipervadente, onnipervasivo. Pervado e sostengo che cosa? L'universo intero. L'universo intero. Da qui la domanda 11.3, 11.4, che riassumiamo. Puoi per favore mostrarmi la tua forma universale? Cioè, come pervadi e mantieni? L'edizione precedente diceva gli universi. Gli universi, bisogna vedere l'inglese, sì, vediamo sì, un po'. Sì. Vabbè, dopo vediamo, vabbè. Effettivamente dovrebbe essere gli universi, il senso è quello. L'universo per metonimia, una parte per il tutto, diciamo. Ah, ok, allora, smarchiamoci così con la figura retorica. Stai aprendo? No, stai solo ritirando. Allora, quindi... Krishna dice con un solo frammento del mio splendore, un solo frammento del mio splendore, io pervado e sostengo tutti i mondi, tutti gli universi, eccetera. Ok. Da qui la domanda di Arjuna, me lo fai vedere? Come tu con un frammento della tua persona, del tuo splendore, sostieni e pervadi tutti i mondi? Quindi in ultima analisi Arjuna sta chiedendo a Krishna di mostrargli la sua, di Krishna, forma universale. Krishna consente. Dice, certo, come no? Arjuna la ammira. E cosa fa? Risponde descrivendo e glorificando questa teofania. Sapete cosa significa teofania? Quella che sta succedendo a te. Quella che avviene adesso si chiama teofania. Manifestazione di Dio. Sì, manifestazione di Dio. Teofania. Già Cecenita Igora Nataraja Cigiai. Poi faremo le foto e ve le faremo vedere. Hare Krishna Livia. Livia, bravo, lo stai dicendo a me? Hai scritto bravo a me? Sei a me, grazie. Se qualcun altro lo riferisco, ti ringrazierà. Per qualcun altro. Allora. Teofania. Allora, cosa fa Arjuna? Ammira questa teofania. Questa dimostrazione, questa ma grazie, questa manifestazione di Dio, del Signore, dal verso 15 al verso 18. Questa è una cosa molto interessante da notare, da annotare, perché a un certo punto avviene un mutamento, cambia la visione. Allora, prima è meravigliosa, bellissima, e Arjuna dal verso
dal verso 15 al verso 18 descrive e glorifica, ammirato, veramente colpito dalla bellezza straordinaria di ciò a cui sta assistendo, e la definisce effettivamente la forma universale. Puoi leggere per favore dal 15 al 18? Arjuna disse: Krishna, mio caro signore. Sai che sarebbe più comodo se tu ti mettessi qui, perché saresti più vicino al microfono? Lì un po' sento troppo lontano. E mi sa che lì c'è anche più luce. Vai. Arjuna disse: Krishna, mio caro signore, vedo riuniti nel tuo corpo i Deva e tutti gli altri esseri. Piano piano, e faccelo vedere. Vedo Brahma seduto sul fiore di loto, ma anche Shiva, i saggi e i serpenti divini. O Signore dell'universo, o forma universale, vedo nel tuo corpo una moltitudine di bocche, occhi, braccia e ventri, estesi all'infinito. Estesi all'infinito. Sembra non esserci né fine, né metà e né inizio. Fino a 18 hai letto? Col suo fulgore accecante che illumina ogni direzione come un fuoco ardente o un sole dalla radiosità infinita, la tua forma è difficile da guardare. Eppure la vedo risplendere dappertutto, adorna di molteplici corone, mazze e dischi. Che bello, eh? Una visione meravigliosa, veramente. Ma la meraviglia, si è arrivata a 18, giusto? Poi dopo c'è il 19. La meraviglia cede molto presto il passo allo sgomento, perché a un certo punto cambia. Ciò che Arjuna vede cambia, ovvero Krishna sottopone alla sua attenzione visiva e cognitiva un aspetto che o gli era sfuggito all'inizio o volontariamente Krishna non gli aveva ancora mostrato. Comunque sia, l'atteggiamento di Arjuna a un certo punto cambia, perché vede qualcosa che non lo impressiona più da un punto di vista della bellezza. Che bello, che radiosità, così bello, come si dice, bello come un sole. Infatti lì dice un sole radioso che illumina tutto, si dice proprio bello come il sole, no? Ok, qualcosa di bello come il sole. E il 11, quindi muta dal 15-18, arriviamo fino all'11-31, che è il verso di oggi, e troviamo al verso 31 un Arjuna intorpidito, raggelato, stordito. Arjuna sta male nell'11-31, sta proprio male. È un Arjuna in uno stato di semisincope praticamente, di semisvenimento potremmo dire. Devo mettere lì, Fabio, così riesco a vederti, così posso vederti meglio. E chiede: chi sto vedendo adesso? Che cos'è? O per dirla più semplicemente, chi sei? Mi chiede proprio chi sei? Chi sei? Si rivolge a questa maestosa e terrificante visione. Chi sei? Ok. Peraltro, India, sicuramente proviene dall'India il compulsivo suonatore di campanelli. Condivido una chicca. Allora, noi vediamo che qui l'atteggiamento di Arjuna nei confronti di Krishna cambia. Puoi andare a 2.7 per favore, tenendo il segno però all'11.31, eh? 2.7, allora, aspetta un attimo però, prima di leggerlo, chi si ricorda il 2.7 cos'è? All'inizio della Bhagavad Gita. Perché? Si comprende perché? Chi siamo, non siamo del suo corpo. Perché? Perché la Bhagavad Gita inizia col 2.7? Perché sì, Arjuna lì, si rivela un po', lì sì, si sottomette proprio, si sottomette. Guarda come vai nel parola per parola, gli dice aham, tvam, no, karpanya doshopa dasvabhava prichami tvam dharma sammuda cetaya acharya shannishche tambruhi tamme shishastyam tvam, aham tvam, ok, io a te, guarda a te come lo dice. Parola per parola. Aham, io a te. Io a te mi sottometto. Tvam, usa tvam.
per dire te. Tvam sono. Tvam a te. Hare Krishna. A te. Sì. Ok, vai, vai nell'1131. Guarda quel tu come lo traduce invece. Guarda che parola usa invece per tu. Che parola usa? Bhavan. Bhavan. È interessante notare, per chi magari un po' studia il sanscrito, potrebbe essere interessante notare che Hare Krishna. Potrebbe essere interessante notare che quella Bhavan corrisponde adesso al nostro lei, voi. Quindi si rivolge con una forma improntata al massimo rispetto, no? E lei chi è? Gli chiede proprio così Bhavan. Lei chi è? Quando prima nel 2.7 gli ha dato del tu. Perché adesso vede una forma che lo atterrisce, riempie il suo cuore di sgomento, di timore, il famoso timore di Dio. Allora nel 2.7 dice, gli dà del tu, praticamente. Nell'11.31, dopo la visione della Vishvarupa o Viratarupa barra Kalarupa, la forma del tempo, ma adesso ne parliamo, gli dà del lei. Questa è una piccola chicca, però interessante, perché rivela qual è l'atteggiamento adesso di Arjuna. Improntato al massimo rispetto. Massimo rispetto. Ok. Allora, perché Arjuna chiede, domanda interessante anche questa, perché Arjuna chiede l'identità di una visione che lui ha già individuato? Lui sa già che è la forma universale, a parte che gliel'ha chiesta a lui proprio. Mi puoi mostrare la forma universale? Perché gli chiede chi sei? Sta un po' strana questa cosa, giusto? La Bhagavad Gita è straordinaria, veramente, straordinaria. Perché gli chiede chi sei quando lo ha riconosciuto, lo sa benissimo, a parte che lo chiama, come lo chiama? Aspetta, signore dei signori. C'è una parola, me lo passi per favore? 1131. Nell'1131 lui lo chiama Devavara. Devavara, puoi leggere che significa? Il signore dei Deva. Devavara, sì, il signore dei signori praticamente. Tu che sei più grande, il re dei re, no? Però ricordate che film il re dei re? Il boss dei boss. Sì, tu Devavara, tu che sei il signore, cioè lo riconosce, lo chiama proprio quello stesso verso, Devavara. Perché gli dice chi sei? Che non lo riconosce. Il timore di Dio, ha proprio paura. Chi sei? Evitare di sbagliare. No, no, è un po' come. Allora, ne abbiamo parlato a gennaio in realtà, prima di partire. Sì. Te lo ricordi? Sì, sì. Dai, vai, di. Ah, no, ricordo. Che le dici? Sì, ah, bleffa. Dice sì, poi in realtà. Cioè, dai, dillo tu. No, volevo dire. Allora, immagina. Allora, io e Matteo ci conosciamo da un po' di tempo. Stiamo passeggiando. A un certo punto veniamo aggrediti da un gruppo di malintenzionati e il nostro Bhakta Matteo, mentre io sono lì a cercare di capire che faccio, Bhakta Matteo inizia a sfoderare delle mosse di karate, jet kundo, judo, insomma questi 5-6 malintenzionati lui li mette KO con 4 colpi, ta ta ta. Io lo guardo e gli dico, ma chi sei tu? Perché non avevo mai visto? E tu chi sei? Proprio così. Perché, no? Prima brita, senso, no? Lo conosco, ma non lo conoscevo sotto questo aspetto. E tu chi sei? Da dove esce fuori questo piccolo Bruce Lee? No? Ti immagini la scena? Ecco perché Arjuna qui gli dice, ma e tu chi sei? E tu chi sei? Cioè, qual è la tua missione? No, ti conosco, ma non ti conosco allora, veramente. Allora, ecco perché, cioè una domanda del genere, chi sei, è particolare. Andiamo ancora più però in profondità di questo sentimento di Arjuna, chiede, ma tu chi sei? Questa domanda è duplice, Gli chiede chi sei e gli chiede qual è la tua missione. Un attimo che giro. Vai. Chi sei e qual è la tua missione? Quindi una domanda, la 13ª domanda è composita, come tante altre volte succede, e in questo caso è duplice. Chi sei e che cosa? E qual è il tuo scopo? Allora,
Cerchiamo di capire bene perché gli rivolge questa domanda. Dunque, Arjuna chiede a Krishna di mostrargli la forma universale. E Krishna gli dice, certo, certo che te la mostrerò. Quindi Arjuna aveva delle aspettative, no? Si aspettava la Virata Rupa, si aspettava la Vishvarupa. E invece si trova davanti che cosa? La Kala Rupa. La Kala Rupa. Si trova davanti qualcos'altro. La forma del tempo, Vishvarupa o Virata Rupa, è la forma dello spazio. Sapete, ci sono queste due dimensioni, no? Spazio, tempo, si dice sempre, no? Questa dimensione è spazio-temporale, no? Virata Rupa sarebbe la visione dello spazio, la visione dell'universo. Ma lui gli mostra la Kala Rupa, la visione del tempo. Ora, io dubitiamo, no? Che Arjuna non conoscesse anche la Kala Rupa. Arjuna lo conosce bene, Krishna. Non è che veramente rimane sorpreso come... Quello di prima è un esempio, no? Per far capire un po' il senso, però merita approfondimenti. Allora, pensiamo a giusta ragione che Arjuna conosca anche l'aspetto Kala Rupa di Krishna. Però questo non toglie che rimanga ugualmente inorridito. E le due cose non sono contraddittorie. Perché non sono contraddittorie? Diamo l'esempio di un escursionista, non so, nelle selve del Mato Grosso, insomma, in qualche foresta pluviale, no? Che conosce anche le tribù di indigeni, di aborigeni che vivono lì, tra cui magari anche delle tribù di cannibali, no? Ok, le conosce, però quando le vede all'opera rimane non di meno inorridito. Quindi le conosce, eppure quell'aspetto lì, sai, uno si addenta allo stinco di uno, no? Cioè di un essere umano, uno un attimino ci rimane, anche se so. Sono preparato, ma come si fa a essere preparati fino in fondo a questa cosa qui? Quindi ecco, questo è un altro aspetto che risponde al perché Arjuna rivolge questo tipo di domanda. Quantunque lo abbia appena chiamato Devavara, o signore dei signori, quindi se l'aspetta che Krishna sia onnipotente, che possa veramente tutto. Non di meno rimane inorridito. Quindi tra il sorpreso e l'inorridito, lo sgomento, Arjuna chiede: chi sei davvero? Sottintendendo, qual è la tua missione? Cioè, chi sei e qual è lo scopo? Perché mi stai mostrando questa visione? Conscio del fatto che Krishna non fa mai niente per nulla. Ok. Possiamo andare un attimo all'11.6? 11.6 del questo stesso capitolo, 11.6. Sentite che cosa Krishna gli dice, eh? Tu grande tra il Bharata, ammira le innumerevoli meraviglie che mai nessuno finora ha conosciuto. Guarda gli Aditya, i Vasu, i Rudra, gli Ashvini Kumara e tutti gli altri dei. Vai, leggi ancora l'altro. O Arjuna, tutto ciò che desideri conoscere, ma anche tutto ciò che potresti desiderare di scoprire in futuro. Guardalo ora nel mio corpo, in questa forma universale, perché tutto, mobile o immobile, è qui riunito in un solo luogo. Posso prendere un attimo? Ah, ecco, sì. O grande Tribharata, ammira le innumerevoli meraviglie che mai nessuno finora ha conosciuto. Sì, né visto né sentito. Perché Krishna, quando Arjuna gli chiede di mostrare la sua forma, Krishna gli dice: nessuno ha mai visto la mia forma, tanto che anche i Deva sono incuriositi e spaventati dai pianeti celesti. Voglio dire, glielo dice proprio, no? Sì. Cioè Arjuna, come si dice, Arjuna avvisato, mezzo salvato, no? Gliel'aveva detto. Sì. Se ricordi, appunto, nell'11.6 glielo dice proprio, vedrai moltissime cose meravigliose che nessuno ha mai visto, nessuno ha mai sentito, neanche sentito nominare, lo dice chiaramente. Quindi Arjuna lo sa, eppure rivolge questa domanda, non di meno rimane. Vi ricordate nello Srimad Bhagavatam, nella storia di Prahlad Maharaj, persino Lakshmiji è terrorizzata. Cioè, Lakshmi conosce il suo signore, il suo amato signore,
Vishnu, Dio, la persona suprema, lo conosce benissimo, eppure rimane terrorizzata da Narasimhadeva, no? Dalla forma metà uomo, metà leone, quella forma ugara, la forma estremamente collerica, no? Lo conosce, però questo aspetto così collerico non, è un po' come se non lo avesse mai visto. E allora Brahma, no? Brahma dice a Prahlada, vai tu perché tu sei l'unico che... Cioè nessuno osa avvicinare Brahma, Lakshmi, nessuno. Gli dicono, Prahlada, vai tu calmalo, tu sai come si fa, sicuramente ci riuscirai. E così Arjuna, così sa che quello è Krishna, glielo dice proprio Devavara, lo sa, ma non capisce che cosa. Cos'è che non capisce? Che è lui. E non capisce che cosa? Lo scopo. Qual è la tua missione? Qual è il tuo scopo? Non capisce questo. La missione di questa forma inedita, che lui non aveva mai visto e che nessuno, secondo quanto dice Krishna, nessuno ha mai visto. Qual è lo scopo di questa forma? Ne parliamo alla fine. Adesso concentriamoci ancora sulla prima parte della duplice domanda. Analizziamola ancora. Perché Arjuna chiede chi sei? Perché non se l'aspettava. Perché questa teofania, questa visione, c'è proprio un altro termine, una visione, questa apparizione, ecco, questa manifestazione, sì, rivelazione, ecco. Questa rivelazione, questa forma rivelata da Krishna, contiene qualcosa che Arjuna non aveva né chiesto, né s'aspettava. Lui ha chiesto, per favore, mostrami la tua forma universale, come pervadi tutti i mondi. Aveva chiesto di vedere la forma di Krishna con la quale Krishna pervade lo spazio. E invece Krishna gli mostra la forma con la quale pervade il tempo. Il tempo. Gli mostra questo, la Kala Rupa. In altre parole gli sta mostrando il tempo è passato, il tempo è presente, ma anche il tempo è il futuro. Quindi gli sta mostrando il futuro. Da lì viene. Allora, ciò che Krishna in altre parole gli sta mostrando è qualcosa in più rispetto a quello che gli ha chiesto. La forma del divino come tempo, ovvero il destino. Gli sta mostrando il destino, così com'è il destino di tutti i guerrieri lì presenti. Il destino dei guerrieri tutti... Lo dice proprio, tutti periranno, avete letto nel 32, tutti, eccetto voi Pandava, tutti faranno una bruttissima fine, tutti saranno annientati, divorati, tempus et ex rerum, no? Il tempo divora tutto. In realtà sono già tutti morti, e, ad eccezione di voi, sono tutti morti. Quindi, prego. Arjuna? Vede Drona, tu smaggiai a Drada, dice sono tutti inghiottiti nelle tue bocche, nella bocca sono due denti avulsi, li vede e vede pure che alcuni guerrieri, non volevo però, rimangono incastrati fra le zanne, crani schiacciati, quindi se schiacci un cranio c'è anche il sangue, cioè questa forma succhia anche il sangue, tutto, lecca il sangue, rimangono incastrati tra i denti alcuni guerrieri. Le teste, i crani fracassati tra i denti, incastrati fra i denti di queste infinite bocche. Quindi gli fa vedere il futuro. E Bhakti Emanuele dice, con questa visione della Kala Rupa, Krishna mostra ad Arjuna che è lui l'autore supremo di ogni azione e che Arjuna dovrebbe fare solo la parte dello strumento. Hare Krishna. Che l'assoluto? Lui? Il tempo assoluto? Cosa vuol dire anche questo? Krishna è l'assoluto, non c'è nessun altro. C'è lui che gestisce conduce. Tutto. Conduce, Jammadi Asyayataha, la verità assoluta, ciò da cui tutto ciò che esiste emana. Jammadi Asyayataha, ed è la fonte, Jammastiti Pralaya, la fonte della creazione, del mantenimento e della distruzione. Tutto viene da lui, tutto. Gli mostra il destino, gli mostra il futuro.
quello che l'aspetta. Sì, gli mostri. Ecco perché Arjuna rimane inorridito e anche si innervosisce Arjuna. A questo punto è innervosito. Non se l'aspetta questa cosa qui. Non se l'aspetta proprio. Quindi sa chi è, lo chiama, lo definisce signore dei signori. Aspetta un attimo perché io con tutto sto via vai non riesco. Battamate magari chiudi perché io non riesco a concentrarmi. Ci... Eh? Hare Krishna. Hare Krishna. Quindi quando gli chiede chi sei non è solo perché è spaventato, è proprio perché è incuriosito, quindi adesso da capire. Quando gli chiede chi sei non è solo perché è spaventato, vuole proprio sapere. Vuole proprio sapere, è anche spaventato. È anche spaventato, ma vuole sapere anche chi è e qual è lo scopo. Ci siamo? Ci siamo tutti? Grazie. Allora, abbiamo detto che gli mostra la forma prima dello spazio, come pervade lo spazio, e poi gli mostra la forma attraverso la quale lui pervade anche il tempo. Cioè, in altre parole, Arjuna chiede a Krishna di vedere la forma. Allora, all'inizio lui gli chiede: mi fai vedere la forma universale che tu prima mi hai descritto? Me la fai vedere visiva, proprio me la mostri visivamente, ciò che prima mi hai descritto? Ciò che prima hai descritto verbalmente. Adesso voglio vederla, questo Hare Krishna proprio. E questo nel capitolo precedente della Gita. Perché Arjuna chiede, questa è una domanda che faccio, perché Arjuna chiede a Krishna fammi vedere ciò che prima hai descritto. Mostrami visivamente ciò che prima hai descritto verbalmente. Perché glielo chiede? Perché per lui era come un amico. No. Perché la sua risposta era una risposta a tutti esseri viventi, no? E far vedere che la sua figura fisica non era soltanto una figura divina, ma c'era di più, che lui era veramente Dio. E perché? Perché? Qual è lo scopo? Lo scopo dell'esistenza qual è? Prahlad Maharaj dice: Nate vidu svarta gatimmi Vishnu. Tornare da lui. La gente non sa che lo scopo della vita è Vishnu. Ante Narayana Smriti. La gente non sa che lo scopo è ricordarsi di Krishna, Krishna Smaranam, lo scopo di tutta la coscienza di Krishna. Srila Rupa Goswami dice, sintetizza l'intera scienza trascendentale in questa formula: ricordarsi sempre di Krishna e non dimenticarlo mai. E Arjuna gli ha chiesto, domanda precedente, che sono tutte collegate, non è qualcosa di scorporato, come riesci a farti ricordare da noi in questo mondo? Come posso ricordarmi di te in punto di morte? Ve lo ricordate? All'inizio del capitolo 8, come faccio a ricordarmi di te in punto di morte? E poi gli dice, come faccio a ricordarmi di te? Perché per potermi ricordare di te in punto di morte, devo potermi allenare nel corso dell'intera mia esistenza a ricordarmi di te in questo mondo, perché io sono in questo mondo. Come faccio a essere in questo mondo e non di questo mondo? In altre parole, no? Ecco perché Krishna gli dice, va bene, allora ti darò degli spunti. Tra le masse inamovibili sono l'Himalaya, tra le bestie feroci sono il leone, tra i pesci lo squalo. Le magnificenze, no? Le magnificenze dell'universo. Ok. Ecco perché Arjuna chiede a Krishna, mi mostri la forma universale, perché prima me l'hai descritta. Però se la vedo anche, meglio, no? Cioè, mi faciliti il lavoro, diciamo così, l'opera di ricordarmi di te.
Mi dai la possibilità di prendere maggiormente coscienza di te, questo vuol dire, no? Ok, per incrementare il suo ricordo di Krishna. Ecco perché Arjuna gli chiede, mi mostri la forma universale. Ovvio che lui si aspettava questo, gli chiede questo e si aspettava questo, invece Krishna gli mostra, abbiamo detto, un attimo di Vishvarupa, un attimo di Viratarupa, e poi subito bocche che tutto divorano, fuoco, abbiamo detto guerrieri che rimangono incastrati tra le zanne, queste bocche, infinite bocche che divorano tutto, no? L'orco, com'è? L'orco insaziabile, l'orco insaziabile. Prabhupada dice l'orco, quest'orco insaziabile dalle, da una moltitudine di teste, no? Multicefalo, plurice multicefalo. Allora, questo orco multicefalo insaziabile, ok. Quindi all'improvviso questo cambiamento di, della natura della visione, della teofania, da Vishvarupa a Kalarupa, rende, abbiamo detto, Arjuna stordito, raggelato, intorpidito. Gli viene una semisincope praticamente ad Arjuna in questo momento. Rimane allarmato. Beh, è comprensibile. Che lui stia manifestando questo tipo di atteggiamento. Ora torniamo o veniamo alla seconda parte di questa duplice domanda. Qual è la tua missione? Qual è la missione di questa particolare forma che nessuno aveva mai visto prima? Vediamo. Allora, come può sembrare questa forma? Sembrare brutale, no? Una manifestazione di Krishna di brutalità. Perché? Vi ricordate che abbiamo studiato nella prima serie di studi qui alla Cave, qualche mese fa, abbiamo affrontato l'argomento, ma la Bhagavad Gita è una quella dopo, estremista, e una delle obiezioni che solitamente sollevano a conferma, secondo gli obiettori e secondo i detrattori e i dubitatori di professione, a riguardo dell'estremismo della Bhagavad Gita, è appunto questo capitolo undicesimo. Ma vedi qui la forma universale che tutto distrugge, bocche che tutto divorano, io sono il tempo, il grande distruttore di mondi. Ecco, vedi, allora è proprio una scrittura estremista, è proprio estremista la Bhagavad Gita. Può sembrare così, da Kito, diciamo è un assist, come si può tradurre in italiano assist? Un invito, grazie, un invito ai dubitatori di professione, o più che un invito, una facilitazione in questa idea, no? Perché Krishna propone, si propone, Krishna dispone, ma Krishna non si impone mai. Quindi se tu sei convinto che la Bhagavad Gita è estremista, che Krishna è un guerrafondaio, che la Bhagavad Gita è una scrittura contraria alla pace, e al bene e all'amore, ecco, troveranno queste persone sicuramente un appiglio, ecco questo, un appiglio a questa loro mentalità, perché Krishna non si impone. Perché Krishna non si impone. Ma noi dobbiamo approfondire. Allora, può sembrare una espressione di brutalità, di insensibilità, li ho uccisi tutti, sono già tutti morti, tranne voi sono tutti morti, può sembrare arcigna, no? Come arcigno, come atteggiamento, crudele, insensibile, in realtà rivela una verità raffinatissima. Raffinatissima quanto essenziale. Rivela, ovvero, vediamo che se lo ricorda, un Dio non distruttore, ma non rivela un Dio distruttore, ma un Dio contrario di distruttore? Restauratore. Non un Dio distruttore, ma un Dio restauratore, ovvero benevolente, onnibenevolente, la sua onnipotenza è permeata di onnibenevolenza, perché il suo atteggiamento non è quello di distruggere, ma quello di unire, quello di restaurare.
restaurare la nostra coscienza in Lui, no? Restaurarla, si dice coscienza di Krishna, no? Restaurare la nostra coscienza in Lui. Perché restauratore e non distruttore? Perché quando il temporaneo, Maya, ostacola l'avanzamento spirituale verso l'eterno, quando la temporaneità, il temporaneo, ostacola l'eterno, come succede a tutti noi, noi siamo immersi proprio nella temporaneità, siamo proprio infatuati del temporaneo. Ed essendo si dice Asat Trishna, no? Asat, Srila Bhaktivinoda Thakur dice Asat Trishna, noi siamo proprio assetati di temporaneo, di temporaneità, di caducità, siamo proprio imbaghiti, allora infatuati del temporaneo, assetati di caducità e di conseguenza siamo, essendo attaccati al temporaneo, nei confronti dello spirituale e dell'eterno, quindi come siamo? Restivi. Proprio negligenti proprio, negligenti. Quindi, allora, quando, ecco perché restauratore, perché quando il temporaneo ostacola i propositi spirituali, cosa fa Krishna? Dio. Krishna distrugge il temporaneo per cedere posto all'eterno. È questo che fa Krishna nell'undicesimo capitolo. Non distrugge tutto in maniera inconsulta, preso da un raptus. Spacco tutto, basta, me magno tutto. Oh, no, e divora tutto. No. Lui non è un Dio distruttore, Krishna, è un Dio restauratore. Ovviamente una lettura attenta dell'undicesimo capitolo ci aiuterà ovviamente a cogliere questo significato essenziale. Brevemente, chi vuole dare una panoramica di quello che succede nell'undicesimo capitolo? Proprio brevemente, proprio veloce, veloce. Cosa c'è? Allora, Arjuna chiede a Krishna, mi mostri la tua forma universale? No? Ma si mostra, anziché compiaciuto, Arjuna si mostra, abbiamo detto, terrorizzato. Nel vedere che cosa? Nel vedere che tutto viene distrutto. E questo è il tempo. Non se l'aspetta di vedere il tempo, Arjuna. E immediatamente cambia idea. Cambia idea dicendo, guarda, mi potresti mostrare ora, va bene, ti ho chiesto la Vishvarupa, la Virata Rupa, ma hai mostrato la Kala Rupa, aiuto, mi potresti mostrare la tua Vishnu Rupa? E poi mi potresti mostrare la tua Krishna Rupa, che è tanto bella e che amo tanto, così graziosa. Qual è l'insegnamento, quindi, l'essenza dell'undicesimo capitolo? Qual è? Allora, ripeto, non lo dico. Dovete dire voi. Aspetta un momento. Arjuna chiede la forma, mi mostri la forma universale? Perché vuole anche godere, anche visivamente, non soltanto uditivamente, delle sue glorie. Le voglio proprio vedere quanto sono, che bello quello che mi hai detto, me lo fai vedere anche. E Krishna gli fa uno scherzetto. E anziché mostrargli la Virata Rupa, gli mostra la Kala Rupa, perché Krishna ha i suoi. È un po' come, avete presente quando durante le conferenze, no, alla fine ci sono domande o commenti, qualcuno fa una domanda che magari esce un po' fuori tema, no? Cosa fa un bravo conferenziere? Parte da lì, perché allora la stante che ha fatto la domanda ha i suoi percorsi, no? Ma anche l'oratore ha i suoi percorsi, ok. Quindi magari qualcuno fa una domanda fuori tema, il bravo oratore cosa fa? Parte da lì e ritorna sul punto. Come fa Prabhupada in ogni intervista. Come fa Srila Prabhupada ogni volta che leggiamo le sue interviste, per esempio, no? E così fa Krishna. Arjuna fa una domanda, se vogliamo, un po' fuori tema, un po' fuori luogo. Cioè, dal suo punto di vista giusta, però, mi mostri la Vishvarupa? Allora, gli mostra un attimo di Vishvarupa e poi subito gli mostra la Kala Rupa. Quale risultato ottiene in Arjuna? Che Arjuna dall'inizio era, dai, me lo fai vedere, che bello. Poi dopo? Chiede per favore, spaventato. Puoi tornare.
terrorizzato. Per favore, mi puoi far vedere la tua forma Krishna Rupa, che è così bella, così dolce, così meravigliosa, che amo tanto? Quindi vede la fine del corpo per apprezzare lo spirituale. Ah, quello è il punto. Cosa fa Krishna? Qual è lo scopo di Krishna? Così come reindirizza Arjuna verso la bellezza di Krishna, mostrandogli proprio la distruttività della sua forma universale barra temporale, così la distruzione di questo mondo, le guerre, il male, il brutto, tutto ciò che c'è di brutto, la fine, la morte, tanto la morte è sempre brutta, quello è un aspetto della Kala Rupa, un aspetto della Kala Rupa che Krishna mostra anche a noi, quotidianamente, affinché in noi venga stimolato che cosa? L'amore per lo spirituale. L'amore per lo spirituale. Così come Arjuna immediatamente, ho capito, mi fai vedere la tua forma. E così, in modo che la nostra attenzione, il nostro cuore... Cosa devo fare per andarmene da questa... Capito? Uno inizia a fare... Questo è lo scopo dell'undicesimo canto. Ecco perché Krishna gli mostra la Virata Rupa barra Kala Rupa. Krishna aveva i suoi piani. E li consegue perfettamente. Questo è lo scopo dell'undicesimo capitolo: reindirizzare la nostra attenzione, ovvero la nostra coscienza, dal temporaneo, che significa morte. A chi è bella la morte? A chi piace la morte? Uno non ci pensa, appunto, perché non è bello pensare alla morte, ma pensa a vivere, se pensa alla morte, vivi la vita, ma vita veramente, vita materiale significa poi c'è la morte, nasci da malattia, vecchiaia e morte, quindi devo pensare anche alla morte, ci pensavo. Allora, questo è lo scopo dell'undicesimo canto, del capitolo, della Bhagavad Gita. Ecco perché gli chiede chi sei e qual è la tua missione. La sua missione è quello di controsterzare la nostra coscienza verso lo spirito, proprio nel cogliere la mostruosità della temporaneità. Qualcuno vuole dire qualcosa? La Bhagavad Gita è intensa, eh? Dica che... Anche in senso figurato, divorare un corpo, smembrarlo, spezzarlo e far uscire l'anima, farla ritornare dentro Krishna. Sì, tanto il corpo, il tempo comunque distrugge. Il tempo aggrega e sempre il tempo disgrega, no? Ciò che rimane è cosa? È l'anima eterna. L'anima eterna non muore quando il corpo muore. Ce lo sta dicendo Krishna fin dall'inizio della Bhagavad Gita, i primissimi insegnamenti. L'anima eterna non muore, primordiale, sempre esistente, non muore quando il corpo muore. Ce lo sta dicendo. Non può essere bruciata dal fuoco. Non può essere bruciata dal fuoco, colpita, è antiproiettili l'anima, no? L'anima è antiproiettili. E poi, siccome siamo un po'... di coccio, questo è legno, questo è plastica, quello ancora è gras, abbastanza simile a coccio. Siccome siamo di coccio, allora abbiamo bisogno di vederlo, ma lo vediamo, Krishna dà a tutti noi gli occhi per vedere le cose come stanno veramente. Una volta stavamo facendo una trasmissione, no? C'era uno che erano in due, un intervistatore e uno con la videocamera, no? Per le strade, andavano per le strade, fermavano le persone così all'improvviso e dicevano: cosa c'è dietro l'angolo per te? Allora qualcuno rispondeva: l'amore, oppure è il lavoro, un nuovo lavoro, oppure che ne so, un trasferimento, eccetera. Fermarono un devoto, era vestito però non, era vestito così, con abiti secolari, no? Cosa c'è? No, quindi non si vedeva, a parte la... Cosa c'è dietro l'angolo? La morte. Mi ha risposto subito: la morte. I devoti ridono, no? La morte, i devoti ridono, giustamente. La morte, sì, perché che cosa c'è dietro l'angolo? Qualcos'altro forse? Quindi bisogna prepararsi a questo, no? Come posso ricordarmi di te? Ante cale, no? Al momento, come posso ricordarmi di te in punto di morte? Tutte queste domande sono tutte collegate, tutte quante. Come posso ricordarmi di te in punto di morte? Come riesci a farti ricordare da noi in questo mondo? Puoi per favore mostrarmi la tua forma universale? Abbiamo capito perché gli chiede di mostrargli la forma universale? Per avere una prova anche visiva
di ciò che gli aveva descritto nel decimo capitolo, in modo che lui potesse prendere maggiormente coscienza delle sue glorie, in modo che così ogni volta che vediamo uno squalo, pensiamo, oh, Krishna, è un aspetto della potenza di Krishna. Oppure un leone, allo zoo, o un leone. Oppure se vediamo le nuvolette di cariche di pioggia. Le nuvole cariche di pioggia. Il colore della carica di Krishna. Krishna, tutto, tutto ciò che è magnifico, opulento, potente, bello, meraviglioso, ecco Krishna ci dà il modo per. Ecco perché gli chiede poi, me lo fai anche vedere? Però poi Krishna gli fa vedere qualcos'altro, perché dà l'essenza, no? Dice, ma che servono tutti questi particolari? Per non farlo deviare. Per non farlo deviare, grazie. Per non farlo deviare. Rimane lì. Torna ad essere un karmi che romanticizza il mondo, vero Bhakti Viviana? Il karmi romanticizza il mondo. Poi frustrato il karmi diventa un Ghyani che demonizza il mondo. E invece il Bhakta che fa? Mette a servizio di Krishna. Usa il mondo a servizio di Krishna. Infatti gli dice, ma che servono tutti questi particolari, Arjuna? Non ci perdiamo a chiacchiere, arriviamo all'essenza, a che servono tutti questi particolari? Qualcuno vuole dire qualcosa? Qualcuno è stimolato per dire qualcosa? Qui stiamo parlando della morte, eh? Un argomento molto vivo. Dai, entriamo più nel vivo dell'argomento della morte. Prego. C'è questo boom, no, degli astrologi per sapere nel futuro cosa succederà, no? Però non c'è quello che dicono, cosa succederà, cosa succederà. Però un po' li capiscono, una settimana che non mi capisce, poi devo fare, devo andare da una storia, sapere cosa fare. Cosa vuoi che ci sia? C'è la malattia, la vecchiaia. C'è la morte, te lo dico subito. C'è l'essenza, certo che magari a livello materiale uno può anche essere interessato. Ai dettagli, a sì, come morirò, a come mi sto avvicinando di più alla morte. Mostrami il futuro. Dice, però sì. Non so quanto sia attendibile. Quando... Cosa vedi preoccupata? Poi uno schiaffo. Che hai visto? Nascita, malattia, vecchiaia e morte. Che devo vedere? È molto interessante perché Krishna gli mostra il futuro. Kala Rupa significa mostrargli il futuro. Collegandoci col fatto che Krishna alla fine del decimo capitolo dice Mamma te joam sa sambhava, tutto quello che ti ho appena detto è un barlume, proprio un frammento della mia persona, con un frammento della mia persona io sostengo tutti i mondi. Quindi anche le capacità, per esempio, ci sono sempre nella storia, nel corso della storia ci sono state persone, no? Chiamate precognitive, chiamate auguri. Avete mai sentito parlare degli auguri? La parola si augurio, no? Augurio, vengono dagli auguri, persone che riuscivano a leggere il futuro, no? Oppure gli aruspici dal volo, i sensitivi. Viene da lì, eccola là, proprio un aspetto della Kala Rupa, perché Krishna dimostra il futuro. Krishna è il mistico, o lo yogin, no? Lo yogi supremo. Viene da lì. Quando Krishna anche dice, nel capitolo settimo, se non sbaglio, dice io sono l'abilità nell'essere umano. Anche l'abilità della precognitività, no? Della sensitività. No? Ricordate, no? Le sibille kuman, le sibille, gli oracoli, eccetera. No? E sempre. È una caratteristica che viene anche quella da Krishna. Anche quella viene da Krishna. È vera e viene da Krishna. State un po'. Viene dal undicesimo capitolo. Io sono il ricordo, lo conosce Apohanam, no? Come Matta smetti il Gyanam Apohanam. Ciao, infatti, questo per quanto mi sono posto diverse volte, no? Io ripeto, Prabhu si è posto molte volte la domanda come riuscirò a comportarmi nel momento di lasciare il corpo. Come riuscirò a comportarmi nel momento in cui lascerò il corpo? Pur sapendo che l'ultimo momento, se uno si ricorda di Krishna... Pur sapendo che se in quel momento ci si ricorda di Krishna... O del maestro spirituale puro. O del maestro spirituale puro,
questo gli permetterà di essere ammesso immediatamente a Goloka Vrindavana. Questo gli permetterà di essere ammesso immediatamente a Goloka Vrindavana, nel mondo spirituale. Io so che, essendo devoto da molti anni, che bisogna essere distaccati, che non siamo questo corpo, eccetera. Io so che, essendo devoto da tanti anni, bisogna essere distaccati da questo corpo, sappiamo di non esserlo. Per cui penso che in quel momento non dovrei avere nessun tipo di paura. Quindi, per cui Poscia, in quel momento non dovrei aver paura di niente. Ma anzi, quasi quasi, sarei contento finalmente anzi. Di fare il salto di qualità. Ok, anzi, quasi quasi che... Però, siccome so anche che dopo essere stati in questo corpo per molti anni, c'è un po' di attaccamento automaticamente, no? Ma mi chiedo, ma cosa succederà veramente? No? La mia domanda è forse impossibile rispondere. Punto. Come potrò comportarmi per ottenere il risultato ottimale? Ecco questo. Sì, bisogna prepararsi prima, effettivamente. Sì. Per esempio, devi uscire con il padre quando lasciate il corpo. Giusto, il calmo, ancora fino all'ultimo. Predicava la coscienza di Krishna. Sì, predicava. Bhaktivinoda dice: di qualunque cosa troviamo, buona o cattiva, l'origine è Krishna. Niente può manifestarsi in questo mondo materiale che non sia in Krishna. Questa è conoscenza, dice Prabhupada. Anche se sappiamo che le cose sono situate in modo diverso, le cose sono diverse, varie, variegate, no? Dovremmo realizzare che tutto fluisce da Krishna. Hare Krishna. Bene. Magari a ricordarsi sempre, no? Sì. Come si fa a ricordarsi sempre di Krishna? Allenamento tutti i giorni. E come si fa ad allenarsi? Con la giusta pratica. E come, qual è la giusta pratica? Il servizio. E che significa servizio? Essere responsabili nelle azioni. E che significa essere responsabili nelle azioni? Contare costantemente il mantra di Krishna in modo tale che a quel momento ti viene fuori automatico. E che significa cantare Hare Krishna? Che significa cantare Hare Krishna? Hare Krishna che significa? Connettersi con te. E che significa? Come ci si fa a connettersi con Krishna? Prego essere... Dai! Il mio servitore, cioè posso essere il tuo servitore. Oh! Glielo chiediamo, no? Quindi servizio devozionale che significa? Invocare il nome del Signore. Ok, tu lo invochi e Krishna te lo dà. E tu che fai? Impegnarsi al suo servizio. E che significa impegnarsi al suo servizio? E che significa pensare sempre a lui? Che lo ami. Assumersi. Siamo troppo mistici qui dentro. Sto lievitando per quanto siete mistici. Forse un po' troppo. E infatti già pure qui siamo soffitti abbastanza bassi. Troppo mistici. Comunque ci arrendiamo. Servizio devo arrendersi, cioè arrendersi significa assumersi responsabilità per Krishna. Cosa vuole Krishna? Cosa vuole Krishna? Che tutti arrivino alla sua coscienza. E come si fa a far sì che tutti quanti il prima possibile giungano alla coscienza di Krishna? Krishna Katha. Qual è il modo più immediato, il modo scientifico perfetto che non ci dormiva neanche la notte? Per avvicinarsi al punto di libri. Libri, distribuzione di Srila Prabhupada nella forma di libri, signori. Servizio devozionale è l'unica cosa che si può fare qua giù, tutto il resto lo si può fare benissimo nel mondo spirituale. L'unica cosa che si può fare qua giù è far sì che le persone entrano in contatto con un puro devoto. E allora il fuoco ardente della coscienza di Krishna presente nel puro devoto fa sì che quel carbone, che sì, c'è ancora quel calore sommerso dalla cenere, no? Dalla cenere ingannatrice, coprente, no? Fa sì che quel carboncino ancora acceso, quel tizzoncino, a contatto col fuoco ardente di Srila Prabhupada riprenda fuoco, giusto? Allora, questo di che materiale è? Questo di che materiale è? Legno. Che qui dentro ci sta il fuoco. E come faccio io a tirare fuori il fuoco da qui? Avvicinando una fiamma, un fuoco attivo, il fuoco dormiente qui dentro subito, esce fuori subito. Oh, noi siamo un po' come pezzi di legno, veramente, siamo proprio come pezzi di legno. Bagnati. Pure fradici, no?
Quindi questo è servizio devozionale. Intanto assimilare, stare più vicino possibile al fuoco, perché se quando evapora, se no tutta l'acqua del... mai. Chissà quando ci ricapita. Allora, devo stare vicino a Srila Prabhupada. Che significa essere vicini a Srila Prabhupada? Praticamente, non ricominciamo col misticismo, per favore, troppo ascetici. Studiare attentamente i libri. Oh, leggerli, questi libri bisogna leggerli costantemente, esporsi costantemente alle radiazioni trascendentali di Srila Prabhupada, della sua pura coscienza. E mentre io mi riscaldo e riprendo fuoco, riprendo vita, che faccio? Devo avvicinare ma... Devo... Fare l'incendio per... Vieni, avvicinati pure tu. Siccome non si avvicinano, allora facciamo in modo che in qualche maniera sia... No, se Maometto non... Com'era? Se Maometto non va alla montagna, la montagna deve andare a Maometto, perché uno dei due, insomma, il contatto ci deve essere, l'incontro, no? Quindi prendiamo questi libri e diamoli alle persone. Questo significa servizio devozionale. Servizio devozionale significa assumersi una responsabilità in questa disseminazione di pura bhakti. Tutto il resto o è un'illusione, oppure è uno che si sta preparando per fare questo. No? Giusto? Qualcuno forse vuole dare una definizione di servizio devozionale alternativa, grazie. Di sapersi assumere dei rischi, la tendenza è quella di accontentarsi dello status quo, della comfort zone. La comfort zone. Si dice, invece bisogna fare lo sforzo, supplementare, chiedere, se uno già fa da solo, chiedere a chi. Esatto, sì. In modo da uscire dalla comfort zone e assumersi responsabilità anche rischi, perché no? Giusto, anche rischi. Si dice che la vita inizia quando finisce la zona di comfort. Bisogna andare a contattare le persone e dare loro la coscienza di Krishna. Qui a Roma abbiamo pensato ad un metodo che è il book crossing, che è un po' un preriscaldamento, diciamo, un preriscaldamento alla distribuzione persona a persona, proprio il contatto con le persone, con il loro mondo. Il loro mondo che è a forma di no Krishna, punto esclamativo. Il loro mondo è a forma di no Krishna. Questa forma qui è. E quindi, siccome pure noi veniamo da quello stesso mondo, no Krishna, e allora quel no è non è facile da digerire immediatamente, no? Però è fondamentale, importante. Però il book crossing conferma. Il book crossing è un modo per iniziare a preriscaldarsi, per iniziare a pregustare il nectar del Sankirtan. Hare Krishna. Quindi questo significa servizio devozionale. Pensare sempre. Come faccio a pensare sempre a Krishna? Assumendomi responsabilità per lui. Però come faccio a pensare sempre a lui? Che faccio? Il mistico, appunto, Krishna. Penso a te, oh Krishna, come sei bello. Oh, guarda lì, Krishna, con le mucche. Capito? Inizio a muggire, inizio a, non so, a fantasticare. No, giusto? No, oh, che bello, l'altalena, lì guarda, oh, l'altalena. Mi ricorda di quando era... Questo è Krishna? Significa pensare a Krishna? Così uno pensa a Krishna? E quindi come si fa a pensare a Krishna? Una mamma come fa a pensare ai suoi figli? Oh, che bello figlione che sa. Ah, si guarda le foto tutto il giorno, guarda le foto del suo figlio, e così pensa al suo figlio. Come fa una mamma? Che ha fame. Sì. Sento che devo pensare a te, se mi disturbi devo pensare a te, così che pensa una mamma a suo figlio? No, capisci. A parte magari qualcuno, ora non voglio tirare fuori i traumi esistenziali, i traumi infantili di mamme e padri poco presenti, dico, ma normalmente un padre e una madre fanno... Come pensano i figli? Con l'azione, facendo qualcosa per loro. Pensando, si dice proprio, ci penso io. Si dice, io penso ai miei figli, ci penso io ai miei figli. Ecco, noi non è che dobbiamo pensare a Krishna in quel senso, ci dobbiamo pensare a Krishna, dandoci da fare, assumendoci responsabilità. Hare Krishna, qualcuno vuole fare domande su questo? Si vuole approfondire questo o è chiaro?
Perché la forma universale ce l'abbiamo davanti tutti i giorni, no? La morte, la morte, la morte, la morte, si muore. Martia Loca si chiama sto posto pure. Pensando, diciamo così, all'origine, cioè quando ancora non c'erano i corpi o gli universi o tutte le cose, quando Krishna ha emesso dal suo corpo una certa quantità di essere di scintille spirituali, perché ha deciso di farsi un po' di compagnia e così via. Ecco, quando le anime erano così appena fresche, tirate fuori, essere di luce che nella Bhagavad Gita nuove di conio proprio. Che dice che anche se sono come della dimensione del stesso millesimo punto di un capello, però hanno una potenza di circa 1000 soli, uh-huh. No? Quindi lì c'era tantissima luce, c'era del... e essendo freschi ed essendo appena usciti da Cristo, quindi come è stato possibile che siano arrivati a dimenticarsi di Krishna e cioè, alcuni ci sono messi subito in linea, un quarto invece è stato, non lo so, ha messo qualche dubbio, insomma, com'è possibile che da una situazione perfetta si è passata una situazione imperfetta e adesso diciamo noi facciamo parte in questo pianeta, in questa situazione imperfetta, eccetera. Ed è, diciamo, ecco, in questo punto io non riesco a vedere una perché non perché la risposta, cioè, la domanda ce la stiamo ponendo da una condizione condizionata. Se noi veniamo colpiti da una freccia avvelenata, non posso perdere tempo a chiedermi ma da dove viene questa freccia, ma perché? Perché proprio a me? Cioè io che c'entro? Ma com'è possibile? Perché se io perdo tempo a farmi queste domande, il veleno entra in circolo, mi intorpidisco e muoio. Invece la prima cosa che devo fare è, ok, sono stato colpito, basta, sto qui in questo mondo materiale, basta, fine, non mi devo fare altre domande se non come faccio ad uscirne. Non va alimentata quella domanda lì, perché è un po' come se una persona cieca praticamente dalla nascita, che ha visto per 10 giorni e poi per il resto della vita un problema, post natale, cieco, non vedente dalla nascita. Se per tutta la vita passa il tempo, ma com'è? Come vedevo quando ci vedevo? Perché non puoi capire dalla condizione di non vedente come vedevo o come vede una persona che vede. Non, però non ci vedo, però l'inclinazione a vederci ce l'ho. Oh, guarda, al di là della metafora, noi ci dobbiamo semplicemente impegnare. Prabhupada ormai non si è soffermato mai, dice proprio come si dice by chance, dice, non dice mai, non si sofferma mai, dice mai, dice sempre è accaduto in un modo, per un motivo o per un altro, siamo caduti in questo mondo materiale, adesso cerchiamo di uscirne. Quindi non è... Non... E allora, bello perché io siccome io queste cose le ho sentite e perciò ho maturato il desiderio di ritornare il più presto possibile da Cristo. Pure per sapere perché siamo caduti, così glielo chiedi. Oh. Per tanti motivi, no? Pure per chiederci, ma come ho potuto essere così idiota da venire qui? E perciò lo desidero e io lo chiedo anche, allora perché lui non mi prende su subito e buonanotte? È perché ci avrà i suoi piani, no? Ci avrà i suoi piani. E come disse Cilavia Sadeva, quello che io mi domando, ma se lui è lui che ci stimola, devi venire, da venite qua, e tu dici, dai, no? Ecco, sono pronto. Evidentemente lui ha un altro piano. Cilavia Sadeva Maharaj Vishtira gli disse, Krishna ha i suoi piani, i piani di Krishna sono perfetti, ma il suo volere è imperscrutabile. Adeguati, gli disse, adeguati al suo volere facendo quello che sai di poter fare e
a tempo debito capirai. Io dice proprio, quindi abbi pazienza, gli dice proprio. Non ti... Quando mandò Abhimanyu nel Chakra View, eccetera, eccetera, si sentiva colpevole Yudhishthira Maharaj, no? Mm-hmm. E Shila Vyasadeva gli dice, non ti scervellare, affidati a Krishna e a tempo debito capirai. Non puoi capire tutto, ma tutto quello che puoi capire ti è dato di capire, basati su quello e agisci e fai quello che puoi fare. E a tempo debito capirai. Krishna vuole vedere questa fede. Questa si chiama umiltà. Umiltà significa, io non so quali siano i piani, i dettagli del piano di Krishna, ma so che ne ha uno ed è perfetto ed è teso alla mia salvezza. Quindi mi do da fare. E a tempo debito, uno capirà. Perché è disposto a pagare il prezzo per ritornare a casa, per saper pagare il prezzo. Bisogna saper pagare il prezzo. Non è così semplice. La fede. Il prezzo, come dice Nityananda Prabhu, Shraddha è la fede. La fede. L'unico prezzo che dobbiamo pagare è fidarci di Krishna. Srila Prabhupada dice l'unico gioco d'azzardo che possiamo commettere. Puntare tutto su Sri Chaitanya Mahaprabhu e vedere quello che succede. Prabhu, mi dispiace, è tardi. Già, andiamo. Dai, vai, concludi. No, va bene, non posso. No, oramai. Ok. mi veniva da pensare. Grazie. Fabio, volevi dire qualcosa? La domanda, no? Scusa, vai, vai. Hai risposto benissimo. Grazie, fatto, caro. Adulatore. Promosso. Della domanda che non ti fa domande, no? Semplicemente nel senso che uno più alimenta una domanda e paradossalmente più attiri quella. C'è un limite tra l'inquisitività e l'inquisizione. Capisci? Cioè, un conto è essere inquisitivi, un conto è essere inquisitori. Quando uno è inquisitorio, vuol dire che non è tanto intenzionato a sapere le cose come stanno, ma è intenzionato a sfidare. E quell'intelligenza per capire, oh, mi devo fermare, ce la dà sempre Krishna. Quando ce la dà questa intelligenza Krishna? Tesham satatam yuktanam bhajatam priti. Quando ci impegniamo al suo servizio, quando ci assumiamo responsabilità per lui. Allora Krishna ci dà l'intelligenza, qui fermati, non andare oltre, frena, torna indietro, ti sei spinto troppo, se no quell'intelligenza non arriva, ci affidiamo all'intelligenza materiale e l'intelligenza materiale è tale perché kama, ovvero la passione egoistica e le intemperanze insaziabili, quindi kama e loba, kama, passione egoistica e avidità, hanno preso il sopravvento e pilotano praticamente tutti i nostri pensieri, tutte le nostre facoltà cognitive. Quindi noi dobbiamo stare proprio molto attenti, e come si fa a stare attenti? Affidandoci a Krishna. Come ci si fa ad affidare a Krishna? Seguendo le istruzioni di un puro devoto di Krishna. Sattva vritti. Dobbiamo seguire le orme e le vritti di un puro devoto che ha dimostrato ampiamente di esserlo. Chi lo segue non sbaglia. E se ha sbagliato, voglio andare dove sta lui comunque. Se lui ha sbagliato, io voglio andare dove è andato lui. Non so se mi spiego come funziona. E comunque non. E davvero per ultima una cosa mi è venuta così all'istante, no? All'istante, spesso, estemporanea proprio. Ho sentito, cioè qui, no? E si dice domande perfette, risposte perfette. Risposta perfetta a ogni domanda perfetta, risposta sì, vabbè, ho capito. Ma mi chiedo, no? Se appunto c'è una domanda perfetta, una risposta perfetta, quindi è tutto chiaro, no? Mi aspetto che sia tutto chiaro. Perché allo stesso tempo si parla di un volere di Krishna che è, come hai detto tu, imperscrutabile. Perché? Cioè, se è tutto chiaro, no? Dovrei... È una domanda tra bocchetto questa. È tutto chiaro. In un certo senso, perché c'è qualcosa che io... Allora, il tutto chiaro assoluto è tutto chiaro per Krishna perché è la verità assoluta, perché è libero, indipendente, prosciolto da vincoli, limitazioni, il suo tutto chiaro, la sua chiarezza totale. La nostra chiarezza è una chiarezza relativa... che diventa tale chiarezza nella misura in cui ci avviciniamo a lui, a Krishna, che è perfettamente un purnama, chiaro proprio, completo, tutto chiaro. Più mi avvicino a lui, più io assumo chiarezza, capacità di capire come stanno le cose.
Grazie, può avere la chiarezza sua. E un po' di chiarezza ce l'ha data, no? Oh, io mi baso, io investo quel po' di chiarezza che ho in servizio devozionale. Krishna mi darà altra chiarezza, da Dhamma e Buddhi Yoga. Intelligenza. Intelligenza, conoscenza, comprensione, capito? Chiarezza. Il mosaico che diventa sempre più chiaro. E il premio è stare qui oggi. Quello è il premio, il... non quello che lo dobbiamo aspettare. No? Siamo già dei privilegiati. In quanto è la popolazione romana? Da quanti, di quanti di esseri umani? No? Qui quanto siamo? Abbiamo appena, siamo a poco più di 6. Quindi siamo dei privilegiati, no? Se stiamo qui. Allora, Prabhupada dice, ora siete siete fortunati a stare qui, rendete fortunati gli altri. Peraltro vi annuncio che siamo arrivati a 300, in questo mese siamo arrivati a 320 tipo libri col book crossing. Vogliamo arrivare almeno a 400, ci vogliamo dare un po' da fare tutti quanti. Più libri in giro, più questo atto di empatia nei confronti degli altri, vogliamo sforzarci un po' di più? Qual è l'atto più grande di empatia? Qual è? Prendersi cura di qualcuno che non è neanche in grado di chiedere aiuto. Non è più un grande atto di empatia questo? Il ci penso io. Il ci penso io, bravo, il ci penso io. Jai, Shishinitai Sacchinandana Ki Jai, Shishinitai Kuranataraja Ki Jai, Nitego Premanande, Ribon. Si può spegnere la luce per favore? Batta. Grazie a voi. Quella lì di terra. Grazie a voi. Jai, Shila Prabhupada Ki Jai. Allora, impostazione audio. Il mio nome Hari Kirtanadasa. Lo so prima da te. Sì. I know. Grazie a te, Salvatore. Hare Krishna Patinudiana. Allora, chi vuole fare la Banta Fabio, vieni qua, fai il regista, il cameraman. Oddio, che fa questo. Ok. Vai con la. Ti metti qua, Fabio, Yannabel, ti metti qua e fai un po' di regia. Cantiamo il Shri Qualcuno vuole leggere la traduzione? Io posso leggere? Vai Bhaktinanda, lei. Marina. Non c'è, il libro è il libro dei canti. Ah, certo. Perché lì non c'è il testo di quella lì. Fabio, concentrati sulla. Sì, sono pronto. Ecco. Dobbiamo salire. Gorarad Kirtan, per favore. Pronto? Vai. Pronti. Avvicinati un po' di qui così c'è la telecamera. Grazie. Vai. Tutte le glorie al meraviglioso Arati di Sri Chaitanya. Questo Gora Arati si celebra in un boschetto sulle rive del Janavi Gange e attrae tutti gli esseri del e attrae tutti gli esseri viventi dell'universo. Sulla sua destra sta Sri Nityananda e alla sua sinistra Sri Gadadhara. Vicino a loro vediamo Sri Advaita e Sri Vasa Thakura che reggono un ombrello sopra la testa del Signore. Sri Chaitanya si è seduto su un trono d'oro alla presenza degli esseri celesti e Brahma svolge la cerimonia dell'arati. Gli altri associati del Signore, come Narahari, Sarakara e altri, svegliano Sri Chaitanya con i chamara, mentre Sanyaya, Pandita, Mukunda Datta e Vasugosha guidano tutti nel Kirtan.
Conchiglie, campane, caratala vibrano e l'amritanga producono un suono molto dolce. La musica di questo kirtan è molto dolce e piacevole all'ascolto. Lo splendore del viso di Sri Chaitanya supera milioni e milioni di lune e la ghirlanda di fiori di selva brilla attorno al suo collo. Sri Shiva, Shukadeva Goswami e Narada Muni sono tutti presenti e le loro voci sono soffocate per i sintomi dell'amore trascendentale. Perciò Thakura Bhaktivinoda dice: guardate l'opulenza di Sri Chaitanya. Arrivo! Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Sri Gora Arati Kirtan ki jai, Sri Chaitanya Gora Nanda Raj ki, Sri Chaitanya Sachinandana ki, Sri Pancha Tattva ki, Sri Prabhupada ki. Thank you.
Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Thank you.
materiale è pura ignoranza e i sensi che lo compongono sono altrettanti nemici letali che gettano l'anima nell'oceano tempestoso dell'effimera felicità mondana.
La lingua è senza dubbio il più vorace e infido. Infido. La lingua è senza dubbio il più vorace e infido tra i sensi, quindi è più difficile da soggiogare. Ma tu, Shri Krishna, sei infinitamente buono con noi perché ci doni il tuo prasada, cibo da te personalmente santificato, per aiutarci a conquistare la lingua. Perciò, cari amici, onoriamo e gustiamo questo nettario, prasada, fino alla nostra piena soddisfazione, glorificando le loro signorie, Shri Shri Radha e Krishna, e con amore invochiamo la protezione di Shri Shri Nitai Sachinandana. Marina. Dai, buon prasada. Ah, sì, certo. Ci vediamo domani mattina. Hare Krishna. Ok, mi ricordo. Che me ne che famo? Staccamo? Staccamo. Che carino. Aspetta, voglio far vedere un disegno che è stato fatto oggi. Come ti chiami? What's your name? Kriti. Kriti means truthful. Kriti, Prita, you know, Prita. Come si dice? Verità. Truth. Kriti is truth. Ah, dice, in India è creazione, dovrebbe essere. Creazione. Non rende bene, però. Che bello, che carino. Un disegno, molto bello. Hare Krishna. Sì. A domani. Ho fatto verso una traduzione. Mi dispiace, se venite c'è anche il prasadam, però è diverso. Online non si può. Hare Krishna.